Ciao a tutti, oggi preparerò di nuovo a distanza di un anno una frittata enorme di pasta. Andiamo a vedere come procedere. Ovviamente la potete portare a mare, la potete portare in montagna per un picnic, la potete fare anche di più e congelarla perché un po' in microonde oppure al forno la riscaldata è buonissima. Procediamo subito. La prima cosa da fare è cuocere la pasta. Diciamo che io ho 16-17 uova, faccio circa 700 g di pasta. In questo caso gli spaghetti, ma potete anche optare per bucatini, penne, qualsiasi tipo di pasta preferita. Aggiungiamo un filo d'olio in una padellina e ci andiamo a mettere della pancetta affumicata. Ho qui due grosse mozzarelle, una di bufala e l'altra affumicata, e un po' di scamorza. Le vado a tagliare a pezzettini. Vado ad aggiungere alla pasta del sale doppio. Una volta tagliata la andiamo a mettere in un passino e la facciamo sgocciolare. Abbiamo scolato la pasta, vi consiglio di toglierla un minuto prima che sia al dente, quindi perché comunque dopo cuocerà insieme alle uova. E mi raccomando, fatela scolare per parecchio, deve essere scolata benissimo. Il consiglio che vi posso dare in presenza di tante uova, quando si vanno a cucinare tante uova, è per evitare che ne esca qualcuna non buona, è di prima rompere, ecco qui, questa è buona, in una ciotolina e poi metterle insieme alle altre. Procediamo così. Ok. Aggiungiamo del sale fino. Del pepe, e poi andiamo a mettere la besciamella. Io per comodità oggi l'ho comprata, se volete vedere come si fa in casa andate, cercatela nel canale. Aggiungiamo adesso la pasta . Andiamo a mettere la pancetta che scoliamo con tutto l'olio per dar sapore e poi prendiamo la mozzarella che abbiamo fatto scolare e mescoliamo il tutto. Abbiamo aggiunto dell'olio in padella e adesso vado a metterci tutto il composto. E a fiamma lenta faccio cuocere. Allora, non mi nascondo che ho avuto un sacco di problemi per girarla perché era enorme, mi sono reso conto soltanto dopo che non avevo un coperchio così grande, a parte che penso che pesasse almeno 3-4 kg. Questo è il risultato, adesso la provo in diretta con voi. È ottima? Provate a farla e fatemi sapere com'è venuta. Ciao a tutti!